Ribenvenuti a tutti nella sesta Master League, la prima con il Brescia. Ritorniamo sulla Master League dopo 2-3 giorni perché ho avuto da fare, non ho potuto più registrare. Andiamo a incontrare Bologna dopo una serie di risultati utili consecutivi nella corsa all'Europa, perché adesso veramente di questo si deve parlare. Andiamo in campo a Rigamonti, giochiamo questa partita contro il Bologna. E niente, speriamo di fare bene. Andiamo subito in campo come appare, così se sentite ruminare sto mangiando una caramella, chiedo scusa. Ok, si parte con Pagliuca, oggi titolare, calcio d'inizio per Papetti. Marcos Alonso in gran forma, Papetti, palla a Bracelli, bel difensore centrale, allarga per Rispoli, manovra lenta del Brescia, attenzione a Zirkzee, Papetti si allarga e riceve Marcos Alonso, profondità, subito il cross in mezzo per Agostinelli, non ci arriva Soriano. Zirkzee, Orsolini, Zirkzee, Orsolini, dialogano bene i due. Attenzione, c'è Bracelli che lo attende, palla Orsolini, viene chiuso De Silvestri. Orsolini, Soriano, mette in mezzo questo pallone per Orsolini che la tiene in campo. Ma è bravissimo Papetti. Andreano, pallone in profondità per Donnarumma che la difende, la gira per Agostinelli che punta la porta, prova questo tiro. Kuroski non ha problemi. Curcio rilancio in avanti, Bracelli. Ancora Soriano, playmaker di questo Bologna. Zirkzee, attenzione a questo giocatore qua, ancora. Palla Orsolini allargata per De Silvestri che entra in aria, mette in mezzo Bracelli, la palla rimane lì, mamma mia, della Cruz. Chiude un possibile diagonale ravvicinatissimo di Zirkzee. Rispoli, pallone a Marsura, oggi seconda punta di movimento. All'indietro non c'è spazio. Papetti, ancora Andreano, fa viaggiare Marcos Alonso, stessa trama, pallone ancora Pagliuca, la va a mettere in mezzo, bravissimo Agostinelli, sbaglia tutto e riparte Zirkzee per il Bologna, attaccato, deve andare indietro Soriano, ventesimo del primo tempo, 0-0, attenzione a questo Bologna, palla indietro, ancora Zirkzee, Cambiaso prova a puntare l'uomo, attenzione, esce Bracelli, non lo fa girare all'attaccante del Bologna. Deve salire adesso Andreano. Palla di De Silvestri per Soriano al centro, attenzione che c'è un tiro forte da fuori area. Cambiaso fermato, recupera poi Marsura e allora Sosa. Palla ad Agostinelli, ma niente da fare, Bologna totalmente padrone del campo, Cambiaso. Ferguson, attenzione allo scozzese, ha fatto dei bei acquisti questo Bologna, lancio in avanti, controlla ma è fuori gioco di Orsolini, nettamente al di là della linea difensiva del Brescia, Della Cruz, palla che fa viaggiare per Papetti, ancora l'appoggio ad Andreano, prova ad andare, c'ha spazio. Ancora palla ad Agostinelli, l'appoggio sbagliato un'altra volta. Ancora Soriano che rilancia, bravissimo Papetti, ancora Agostinelli, palla per Sosa, ancora dialoga con Agostinelli, la mette all'indietro però Marcos Alonso, non c'è spazio, difende bene il Bologna, Andreano prova a cambiare gioco, la mette giù Sosa, alle sue spalle trova Rispoli, forse fuori gioco e difatti è così. Leggermente, ma direi che non lo era neanche qua. Skouroski al rilancio a cercare Zirkzee,
L'appoggia di prima Soriano che può salire, allora Andreano conquista un gran pallone, bravissimo, poi sbagliamo come sempre l'impostazione in uscita, Ferguson, ancora Cambiaso, pallone in mezzo, si gira bene, ancora il Bologna, 1-2, velocissimi, attenzione, la palla in mezzo per Zirkzee, esce, mamma mia cosa ha tolto Della Cruz, poi la volea ancora di Ferguson, la palla in mezzo. Non chiudiamo gli spazi, mamma mia, ancora Della Cruz su Zirkzee. Ragazzi, svegliamoci un attimo, qua. Svegliamoci un attimo. Pallone di Soriano che la va a mettere in mezzo, colpo di testa, l'appoggio lì indietro. E poi si esce da grande squadra. Agostinelli, adesso c'è spazio per il trequartista ex Cosenza. Può puntare l'uomo. Ancora un viaggio, si defila a parte questo tiro veramente inguardabile. Kureski al rinvio, primo tempo che se ne sta andando, primo tempo poco ricco di emozioni, ha creato molto di più Bologna di noi. E allora ancora il lancio in avanti Papetti, Marcos Alonso, Bracelli, l'appoggio per Sosa che controlla, può avanzare. Chiama, palla riceve Rispoli, profondità per Marsura, col tacco se la butta fuori. Ah no, è deviazione di Cambiaso, quindi andiamo subito a rimetterla in gioco con Agostinelli, prova a cross a cercare Donnarumma anticipato, ancora va a raccogliere il pallone, bravissimo Sosa. Rispoli fa movimento Massura, ignorato da Agostinelli. Andreano la palla verso Marcos Alonso che aspetta questo cross. Deviato poi il centrale del Bologna, ha paura di questi attacchi del Brescia. Ragazzi, questo schema non funziona per niente bene. E allora, ragazzi, io direi di fare una bella cosa. Andiamo a chiamare un po' CLD. E vediamo anche Andreano se può giocarmi qui. C'è Sosa forse che può fare il laterale, perfetto. E abbassiamo però Agostinelli, lo facciamo giocare trequartista però arretrato. E davanti questo Donnarumma non mi sta dando molto, io metterei Falcinelli visto che è bravo di testa, anzi sapete cosa ha fatto? Cambio tutti e due gli attaccanti, no, anzi lasciamo così, andiamo a dare via l'ancoraggio assolutamente, non mi piace l'attacco del Bologna, quindi Andreano, come si chiama, dovrà andarmi a fare la fase difensiva quando siamo in possesso, in non possesso di palla. Si riparte col Zirkzee, scusate la pronuncia delle volte, Lokumi, lancio in avanti, Andreano subito in fase difensiva, il Brescia, attenzione De Silvestri attaccato, gran dribbling, ancora De Silvestri, stavolta però fermato da Marcos Alonso, grandissimo, la palla adesso verso Pagliuca che converge con Agostinelli, attenzione, Marsura. Chiama palla, la riceve Falcinelli che si gira. Secondo me Falcinelli è più forte di Donnarumma. Però Donnarumma ormai fino a fine stagione lo teniamo. Poi rientrerà Bellotti dal prestito, ma sto pensando di venderlo. Vediamo. Attenzione a Rispoli ancora, manovra bene, giro palla ancora, Marcos Alonso, lo appoggio all'indietro per Andreano, carica questa bomba. E la palla fuori di niente, eh. È uno schema questo qui che è molto efficace perché attacchiamo con tanti uomini, però bisogna stare attenti a non scoprire troppo la difesa. Adesso Zirkzee, Andreano, la palla ancora verso di lui. Ancora Costinelli, bravissimo, Marsura, pallone per Falcinelli che controlla, prova ad andare via, c'è fuori gioco, no, posizione regolare, il Pagliuca! Non la tiene Skoroski, e questo giovane talento brucia Falcinelli.
freddo davanti alla porta, davvero attaccante, ma che palla che ha dato Falcinelli, gran controllo che si gira, poi profondità, posizione regolarissima di Pagliuca. E qui Skoroski ha sbagliato Lukumi, secondo me. 1-0 Brescia. E attenzione però, Bonifazi, che mi piacerebbe portare a Brescia, però è già un po' avanti con l'età. Pallone ancora Soriano, la palla dall'altra parte per De Silvestri, lancio in mezzo, attenzione ancora Andreano, che gran palla da questa parte. Pagliuca prova a controllare, cerca di lottare, ma c'è calcio di punizione. Conquista un bel calcio di punizione. E allora adesso la palla, attenzione di Sosa, appoggiata leggermente al suo fianco con Andreano, che manda ancora Sosa da questa parte. La palla per Marcos Alonso che va a crossare, colpo di testa che non arriva. Mamma mia, rilanci in avanti, ancora Zirkzee, attenzione alla profondità, non riusciamo a chiudere, Falcinelli, attenzione, poi c'è Braccelli, scusate, ho sbagliato il nome del giocatore, e ancora Della Cruz riesce a chiudere bene Braccelli, la palla ancora rasoiata in mezzo, ma nessuno va a chiudere la diagonale, Cambiaso. Rilancio lungo di Cambiaso, mette giù Zirkzee, Orsolini, attenzione a non farlo tirare, esce bene ma c'è calcio di punizione, non so cosa ha visto, forse ha punito l'intenzionalità, vediamo, ma no, no, è fallo, è fallo, con il braccio sbilancia Orsolini, attenzione al gol, entra intanto Sansone, attenzione, parte Orsolini e c'è il gol. E c'è il gol, pareggio di questo bellissimo attaccante. Gran calcio di punizione, si sposta addirittura. 1-1, Pagliuca, attenzione che è entrato anche Sansone. Andreano, la palla verso Agostinelli che prova a puntare l'uomo a sua volta verso Pagliuca, Falcinelli. Wow! La volée, poi il tocco sotto. E la palla sfiora il palo alla destra di Skoroski, gran numero di Falcinelli, ma la palla va fuori. Skoroski, entra un'altra punta, Arnautovic, mamma mia, trazione anteriore, Bologna vuole la vittoria. De Silvestri rilancia in mezzo, ancora Bracelli che la va a mettere lì. Numero di Pagliuca, poi sbaglia l'appoggio in uscita, attenzione, anche il Bologna sbaglia. E allora dobbiamo andare, remake, Marsura, si sposta, fa partire questo tiro a giro, mamma mia, il nostro Jolly, Marsura, che deve fare 1-1, entra Dominguez, quanti cambi il Bologna che ha già effettuato, vuole assolutamente vincere questa partita, togliersi dalla zona calda della retrocessione, ma credo che Bologna si salverà, c'è una gran squadra, attenzione Orsolini, mette in mezzo a Arnautovic, mamma mia, che parata della Cruz, Sosa, bah, Pagliuca qui sbaglia l'appoggio, deve arrivare Agostinelli in scivolata, mette giù il giocatore del Bologna, Agostinelli, deve andare fuori, non sta giocando bene, niente, fuori, fuori. Andiamo a cambiarlo, visto che ha ammonito, sicuramente non accetterà, mettiamo Miretti e Massura non ce la sta più facendo, quindi dobbiamo avere ancora un cambio a disposizione, mettiamo Paolo Bartolomei e voglio spostare leggermente Miretti, trequartista, abbassiamo Andreano, però attenzione perché così sono troppo appiccicati, così. Miretti trequartista, esce Agostinelli e Marsura per Miretti e Paolo Bartolomei, giovanissimo questo Brescia, ma avrà giocatori che si stanno facendo valere. Soriano, attenzione, possesso palla e passaggi completati quasi simili, attenzione Bonifazi, che parata della Cruz, l'ex Granata, ex Spal, Bonifazi. Pallone adesso che verrà messo in mezzo da Soriano, attenzione che Miretti controlla in mezzo all'aria, la parte il colpo di testa di Sansone, ma veramente alto sopra la traversa.
si riparte con Della Cruz, centrale c'è libero Andreano che controlla questo pallone e poi defila questo bel passaggio per Bartolomei. Un dribbling, grande Bartolomei. L'appoggio ancora centrale per Miretti. Tocco per Sosa, c'è la profondità qui, chiude tutto Lucumi, gran chiusura De Silvestri. Andiamo, 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 andiamo su Lucumi, andiamo. Hai visto il doppio pressing come funziona su questo gioco? Ho paura che sarà un pareggio, il secondo o terzo di fila, non mi ricordo più. Schotten, mamma mia, che squadra c'ha il Bologna, come fa ad avere solo 33 punti? A parte che coi nomi non si fanno le squadre, ve lo ricordo sempre io. Guardate il Paris Saint-Germain, non ha mai vinto una Champions fino adesso. Palla ancora verso Pagliuca che si va a girare. E poi vabbè, però c'è fallo. Pressa, pressa. Brutta entrata qui. Mamma mia, che brutta entrata. Miretti. Niente. Brutta entrata su Marcos Alonso. Quello era da giallo. Lokoumi che si è ripreso. Dopo l'errore sul gol di Pagliuca non ha chiuso. Attenzione Cambiaso che prova a rilanciare, ma c'è Braccelli che controlla, Rispoli non ci arriva. Rimessa però per il Brescia, subito battuta, vuole la vittoria il Brescia. Cambia totalmente il gioco, Marcos Alonso ancora un fallo su di lui. E poi qui sbagliamo con Papetti, ancora una volta l'uscita. Miretti, palla in mezzo, sbagliata. Schotten. Attenzione ad Arnautovic, Marcos Alonso netto, giù questa volta ci sarà l'espulsione perché se non sbaglio era già ammonito. E difatti no, eh sì, rosso, proteste vivissime, ma chiaramente il fallo su Sansone se non sbaglio c'è tutto. Cazzarola. Questi sono errori che paghi, attenzione a Orsolini, eh. Parte il pallone. E sono due. Ma perché non salta sta barriera? E il Bologna, mi sa che sbanca Rigamonti e sale a 36 punti. Non è saltato. Non è saltato sul palo. Andiamo a perdere una partita dopo grandi risultati e niente da fare anche Andreano su Arnautovic, perde il pallone. Ancora la palla da questa parte, lancio lungo. Sosa concentra le forze su Falcinelli, poi perde palla. Dominguez l'ha attaccato bene, adesso la perde anche Arnautovic, poi si disinteressa Papetti. E abbiamo perso una partita da polli con due pali in attivo. Incredibile. Niente da fare. Bologna gioca bene. Cambiasso, rilancio in avanti, esce Della Cruz con i pugni, non se l'è sentita di. E poi Paolo Bartolomei, grande palla per Pagliuca, la gira. Mamma mia, c'era il buco per Falcinelli. Niente da fare. Gran chiusura del Bologna. E si perde 2-1. Ancora il Brescia ci riprova con Pagliuca che tiene lì il pallone, non arriva nessuno a rimorchio, Falcinelli, Miretti, carica questo tiro, la parata. E niente, sconfitta pesantissima perché se dietro hanno vinto siamo fuori dall'Europa per il momento. E finisce così. Fischi giusti perché abbiamo giocato male. Madonna che bordata di fischi. Bisogna rimediare, bisogna rimediare. Ah, non ci andava, non ci andava ragazzi questa sconfitta. Grande Thiago Motta sta facendo un gran lavoro a Bologna. Lo sta cercando di salvare. Andiamo ai risultati. Brescia Bologna 1-2, perde il Milan a Lecce 2-0, stagione veramente da dimenticare per i rossoneri. Fiorentina che cade in casa con l'Atalanta 4-2, la Salernitana perde 4-2 con l'Inter, l'Udinese Sassuolo 2-2. Juventus Torino 2-2, Gran Derby. Parma Cagliari 0-1, Genoa Empoli 1-0, continua la marcia verso il tricolore del Napoli, 2-0 a Roma con la Lazio e 1-1 Sampdoria Roma, classifica. Napoli 65 punti, Inter 62, direi che ormai il discorso è solo più tra Napoli e Inter.
Genoa 55, Sassuolo 55, Brescia 49, Torino 48, Atalanta 46, Roma 45, prepotentemente verso l'Europa League. Grande risalita della Roma, era partita malissimo nel girone d'andata, era in zona retrocessione se non sbaglio. Fiorentina 41, Salernitana e Milan 40 punti, Lecce, Lazio 39, sale il Bologna per una sicurezza in più, a più 6 dall'Empoli, 36 col Cagliari, Parma e Empoli 30, Sampdoria 28 e l'Udinese davvero sta rischiando insieme alla Sampdoria la Serie B. Ragazzi, direi che per adesso è tutto, ci rivediamo con un'altra partita contro una squadra che sta lottando per la retrocessione, che è l'Empoli. E a me queste partite preoccupano tantissimo. Tanto vediamo qui cosa ci dicono. Babbo, convocazioni, progressi. Beh, ragazzi, tanta roba, Marcos Alonso. E niente, andiamo a vederci. Niente, direi niente. Avremo Empoli, mamma mia, Napoli e Roma. Con la Roma sarà un altro scontro diretto per l'Europa. Guardate dov'è la Roma, guardate dove siamo noi. Attenzione, va bene, io direi che per adesso è tutto, io vi do appuntamento alla partita con l'Empoli che sarà la 32esima giornata, che dire, c'è 21 punti, abbiamo Empoli, Napoli, Roma, Sampdoria, Lazio, Genoa, mamma mia, Parma e poi finirà quest'altra prima stagione. Ciao a tutti e buona giornata.